Buongiorno, con una voce proprio da molto fine femminile. Oggi partiamo, oggi è il mio giorno di riposo. Andiamo a un posto che si chiama Court Payas, che significa la corte del pagliaccio. È lontana all'incirca un'oretta da qua. E ho visto sulle foto che è un posto bellissimo, spettacolare. Mi sono svegliata un po' tardi perché di normale mi sveglio alle 7, 7 e mezza, sono adesso le 9 e dovrei arrivare là verso le 10, così, ma che se ne frega, tanto oggi c'è vento, credo che non ci sarà praticamente nessuno. Comunque mi sono svegliata tardi perché la signorina, questa meraviglia, non so se la vedete, questa gioia qua con dentro il suo sedile personalizzato, si è sdraiata sopra di me e non voleva alzarsi, quindi ma sì dai, ho detto ma per una volta, almeno per un giorno, dormiamo. Comunque partiamo, ci vediamo dopo quando arrivo. Ciao belli, dopo. Sono arrivata in questo posto meraviglioso dove c'è la centrale di Everdrola. Più avanti, un posto meraviglioso. Andiamo fino là in fondo. Vai. Spero di non cappottare col telefono. Comunque dietro c'è un parco pazzesco, cioè per arrivare qua c'è una vista spettacolare. Vedo se riesco al ritorno riuscire a fare un bel video o qualche foto della montagna che c'è in giro, perché è veramente wow. Aspetta. Cali, lei va. Guarda che bellissima, proprio stupendo. Guarda quella montagna dove scende proprio quel tubo per generare. Mamma mia. Vi faccio il primo video fatto col telefono nuovo. Speriamo, ma fa delle. Io vedo l'immagine stupenda comunque. Perché l'altro giorno mi si è sfasciato il mio. Mi è caduto, mi si è rotto tutto lo schermo. Allora sono andata a portarlo per sistemarlo. Mi hanno chiesto 200 euro. Quindi ho detto no, assolutamente no. Bellezza. Andiamo fino là in fondo e poi vi aggiorno su altri posti. Mamma mia, sentite che tranquillità, che bellezza. Aracali, che va lei, è enorme questo lago, cioè, che bello. Questo non so che cos'è, di potassio, non so cos'è, è bello grande comunque, eh? Che spettacolo, guarda che spettacolo, che meraviglia, guardate. È un posto meraviglioso. Oh, stupendo. Ho scoperto un posto spettacolare. Questo qua è un paesino sperduto nel nulla. Qua, non so se riuscite a vedere bene, qua è un posto, una lavatrice antica. L'acqua pulita che arriva dalla montagna, che veniva scaricata in questo buco qua. Questo qua è prima dell'arrivo della lavatrice. Credo che questo paese non è ancora arrivata. Un paesino sperduto nel nulla. Che figata! Bellissimo.
invece tutto questo è spettacolare. Wow, eh? È bellissimo. Ciao mami! Guarda come sporca. Lei torna a casa e svuncia. Però fa niente, almeno si diverte. È il mostro mio che se ne va. Mamma mia, spettacolo! Cadi ovviamente, e si può fare anche il picnic qua e fare anche le grigliate. C'è il più vicino, come vedete qua, il bello è che proprio si possono fare le grigliate. Guarda. Che bellezza, posti già. E il bello che c'è qua in Spagna, in Valencia, che veramente fanno posti così per le famiglie, fanno queste cose bellissime. Guardate che posto stupendo, anzi giro la telecamera per fare il video. Wow. Questo cammino è stato fatto 400 anni fa. Guardate che meraviglia, sentite il silenzio che c'è, sentite quanto sono sportiva. Ho fatto due passi, sto morendo. La speranza di non cadere. Andiamo, la parte sopra ha 400 anni questo cammino, questo percorso, che non riesco manco a respirare, cari, poverina che non sta bene, che ha la diarrea, di tutto, è più agile di me, non so se riuscite a vedere la parte sotto, aspetta che la faccio vedere, adesso continuiamo questa parte, io mi fermo un attimo a prendere il respiro dopo 10 metri che ho fatto a piedi. Vergogna! Nel frattempo con questo fiato, mamma mia, mi sa che c'è un serpente. Ah, morto mi sa. Vieni qua. Un serpente! Un serpente! Calippi! Passiamo di qua. Con la speranza che non cade manco il telefono nell'acqua. Passiamo di questo posto stupendo, guarda che montagna stupenda che c'è. Sono arrivata in questo posto, bellissimo, meraviglioso, una fonte stupenda, l'acqua, mamma mia, guarda, trasparente, stupenda, meravigliosa. Farei in bagno, però no, è freddo, io sono allergica al freddo. Però se mi faccio un bagno qua avrò la pelle super tonificata, dopo ti senti molto meglio, però deve essere profondo, però sembra che sta qua. Bellissimo, guarda il mostro, mostro, andiamo. Guardate questo posto, l'acqua, guarda, trasparente, trasparente l'acqua. La montagna in su, la bellezza del posto è veramente meraviglioso. Ho fatto il giro, adesso entriamo in questo posto.
Non so neanche dove è Cali. Cali! Io in frattempo mi sono un po' tagliata, però non importa, il posto è spettacolare, ne vale la pena. Io sono dentro l'acqua. Ma ragazzi miei, ma che bellezza! Prima di dire... Il problema... Guarda... Che... Il problema delle ragazze ricce. Ma anche se le raccolgo è un grande problema. Un altro laghetto di acqua pura. Naturale, guardate che stupenda natura, dove si respira proprio un'aria pulita, mente libera, mamma mia che meraviglia. Pulisci la ferita di mami? Che tenera! Che tenera la mia bambina! Guardate che meraviglia!